Grande richiesta, come promesso, qui su TG Events. Oggi torna con noi il papirologo egittologo più famoso d'Italia, Aristide Malnati. Con lui ci sarà la bellissima Virginia e scopriremo con loro storia e misteri. Ebbene sì, cari amici della TG Events, qui come promesso è tornato con noi Aristide Malnati. Ciao Ari! Ciao, ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora, chiamiamo la prima puntata, abbiamo scoperto un po' chi sei tu, però tu non fai solo il papirologo e l'egittologo, ma sei anche un personaggio televisivo. Hai un programma televisivo che si occupa di viaggi e misteri. Certo, assolutamente verissimo, è Storia e Misteri, un format di archeologia, di arte, di grandi misteri della storia, dei grandi enigmi e di grandi scenari naturali, ma non sono solo. Esatto, c'è una bellissima ragazza che ti accompagna. Che è co-conduttrice. Co-conduttrice e viaggia con te. E viaggia con me, assolutamente, che è Virginia. Allora, ci racconti qualche mistero, qualche viaggio, cosa ti è rimasto impresso, insomma, insieme a Aristide? Di episodi e aneddoti ce ne sono un sacco, perché ovviamente essendo in giro per il mondo ci sono capitate delle bellissime avventure, anche parecchio emozionanti e anche comiche, quindi dipende da quale punto. Inizierei dall'incontro col mostro, cioè siamo andati a vedere il drago di Komodo negli occhi. Sì. Che è discendente dei dinosauri. In quell'occasione diciamo che eravamo su questa isola, su questo parco nazionale, e abbiamo avuto modo di vedere i varani allo stato... E non sono piccoli, tra no, l'altro! Però siamo tornati, siamo qui. Siamo tornati, anche perché bella forma. Il morso di un varano è un po' pericoloso. Sì, sono velenosi, sono paralizzanti. E poi so che siete stati in un posto di templi. Per me forse dopo magari la valle delle regine, dei re, eccetera. Certo, penso che sia uno dei posti più belli al mondo. Noi innanzitutto diciamo che parliamo di Angkor Wat, vicino in Cambogia, che è un complesso di templi spettacolari, scenografici, a Siem Reap. Sì, e ci siamo svegliati alle 4 della mattina per poter vedere il sorgere del sole in questi templi, ed è stato un momento bellissimo che consiglio a qualsiasi persona che possa andare in Cambogia di viverlo. E allora, se volete altri appuntamenti con Aristide Malnati, la nostra bellissima Virginia, lasciate un commento sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro sito www.tgevents.it. Un saluto a tutti voi ascoltatori, alla prossima, Andrea Evans.